Un signorotto ci aveva trascinato nella miseria e alla disperazione. Mia madre smarrì la ragione. Mio padre fu imprigionato ingiustamente. Io crebbi con l'odio nel cuore. A 15 anni mi sentivo uomo fatto e non avevo paura di nessuno. Avevo ai miei ordini 1200 uomini e 175 cavalli. Erano con te il feroce Ninconanco, il sanguinario Giovanni Agostino Coppa, Sacchetiello, suo fratello Vito, Giuseppe Michele Schiavone, di Biase, Totto Teschetta, Radonato, Palmieri, Gambini, Serravalle, Cavalcante, D'Amato, Sorotonde ed altri. Lottammo! Un frastuono terribile, urli, bestemmie, misti a lamenti di feriti, nubi di fumo. Finalmente la tromba del comando suonò la ritirata e fu per voi il miracolo della salvezza. La giornata del 14 agosto 1861, se fu fatale per voi, lo fu maggiormente per la truppa e più specialmente per la Guardia Nazionale. Nei paesi del circondario di Melfi, molte famiglie vestirono a lutto e nel lontano Piemonte altre famiglie piansero un loro caro da voi trucidato. Avevano deciso di attaccarmi vigorosamente. Sapevano che ero ferito, ma non sapevano che la tigre ferita fa tremare il cacciatore. Il Dio non ha voluto che io morissi. E dopo 30 anni, nel ricordare quel sangue fatto spargere, sento in me il più profondo tra i dolori che tormentano questa misera esistenza. Generale di una formidabile banda brigantesca. Di boscaglia in boscaglia giungemmo alle sponde del Basento, raccogliendo per via numerose reclute. Le stragi segnarono una triste pagina nella storia della tua vita. Borges, non ingiustamente, ne attribuì la colpa a te solo. Egli però, allora, non comprese che se le stragi ed il saccheggio fossero state risparmiate, sarebbe mancato a lui, in seguito, tutto l'appoggio della mia banda. Ferito 4 volte, ho visto cadere ad uno i miei più fidi. Ebbi dolorosi abbandoni da compagni già carissimi, che
che preferirono la vita sicura dell'ergastolo che la morte sul campo o la fucilazione alla schiena. E da ultimo fui tradito da quel Caino fratricida di Giuseppe Caruso. La corte. Voi, Carmine Donatelli Crocco, figlio del fu Francesco e della fu Maria Gerardo di Santo Mauro, nato nella città di Rionero in Vulture, circondario di Melfi, provincia di Basilicata, siete imputato di 75 omicidi, dei quali 62 consumati e 13 mancati, e di 1.200.000 lire di guasti. I giurati non ebbero pietà di me, come io non l'avevo avuta del mio simile. La legge ebbe il suo corso. E l'uomo che aveva destato tanto terrore nella Basilicata chiuse il corso delle sue brigantesche gesta dopo essersi presentato salvo ed incolume sul territorio pontificio. Teatro per tutta la natura. Ognuno rappresenta la sua scena. Napoleone con la sua bravura. Nell'isola morì di Sant'Elena. Così Crocco, già umile pastore, dai briganti promosso generale, dopo lotte di sangue e di terrore, sconta in galera l'ho già fatto male.